Buona serata, un buon martedì, un martedì di Champions, ma noi siamo comunque in onda con Proteramo per parlare per 45 minuti della situazione in Casa Biancorossa. Lo faremo anche questa sera insieme a voi, insieme agli ospiti che tra un po' vi presento. Vi ricordo che potete partecipare alla nostra trasmissione attraverso i vari numeri che vedete sopra fianco alla mia testa, quello di WhatsApp 342 9894 630, con cui potete mandare non solo messaggi testuali ma anche delle foto, e poi il 392 623 7060, l'hashtag TV6 per chi utilizza Twitter, Facebook, scrivere sulla nostra pagina, su cui vi invito a mettere mi piace. Ovviamente è una sarà una puntata particolare perché siamo reduci da una sconfitta, quella contro la Lupa Roma del Teramo, che ha suscitato anche un po' di fermento in Casa Biancorossa. Io ne approfitto per salutare subito gli ospiti dalla redazione della città. Lo saluto, lo ringrazio insieme alla nostra Silvia Gentile come operatore tecnico, Alessandro Di Midio. Ciao Alessandro. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Buonasera a te Alessandro, e poi lo saluto, lo ringrazio doppiamente perché insomma lui nella serata di Champions è anche abbastanza coinvolto, l'amministratore delegato del Teramo, Giuseppe Daniello. Buonasera. Grazie, buonasera, buonasera a voi. E allora io direi di cominciare subito vedendo la classifica del campionato di Lega Pro Girone B, che è questa qui con la SPAL che comanda 51, poi via via tutte le altre. Il Teramo a 27 punti dalla parte sinistra della classifica, in una posizione insomma che la sconfitta contro la Lupa Roma lascia un po' in una condizione di limbo, ecco, mettiamola così. Oh, a proposito, possiamo rientrare? Io, visto che prima vi ho riepilogato tutti i numeri di telefono, le possibilità di Twitter, Facebook, io volevo chiedere all'amministratore delegato del Teramo una domanda che potrebbe sembrare buttata lì, ma come se la cava con i social network? Bah, diciamo abbastanza bene, seguo, non dico quotidianamente, però seguo con, insomma, con passione anche io le vicissitudini insomma, sui social, quindi direi un'esperienza mediocre. E allora ci andiamo a vedere questo servizio, perché la vera novità di questo weekend è che è entrato in maniera massiccia sui social network il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Vediamo. Una nuova vita, social, certamente social, perché il presidente del Teramo, passato dalle telecamere prima al telefono poi, ora pare abbia scoperto il fascino comunque enigmatico nel network, della rete, Facebook la piattaforma scelta per rispondere a molti che a caldo si chiedevano il perché di una prestazione sconcertante contro la Lupa Roma. E allora, oltre all'1-0 di aprile, ecco spalancarsi gli argomenti più vari, dal direttore sportivo, che secondo Campitelli arriverà presto, a proposito, ma non si lavorava in team, alle strigliate nello spogliatoio, i rimborsi dell'abbonamento per la B, la struttura societaria, insomma di tutto. Per lui, che fino a domenica il social network lo aveva utilizzato col contagocce, si tratta di una novità, soprattutto nel numero delle volte che da smartphone o da PC ha preso e si è messo a scrivere lui o chi per lui. Questo è un discorso. Poi ce n'è un altro, diverso,
diverso e che non riguarda la tifoseria, che è giustamente scontenta. Riguarda invece l'opportunità dello sfogo puntuale dopo una debacle. Il sospetto che qualcuno non aspetti altro per alzare la cornetta e raccogliere lo sfogo di Campitelli è praticamente una certezza. Vivarini in tutto questo bailam fa quasi tenerezza, però una responsabilità ce l'ha, eppure bella grossa. Non ha avallato il mercato di gennaio, lo ha fatto lui, ed è inevitabile che ora ne paghi, quando le cose vanno male, tutte le conseguenze. Una cosa però va chiarita: il discorso della storia estiva ormai non regge più. Non regge tirare in ballo la questione della Lega Pro, della Serie B per battere l'ultima in classifica. Campitelli fa bene a lamentarsi? Lo facesse in privato? Ovvio che sì. E invece lo fa urbi e torbi, indebolendo il Teramo. Ora lo fa anche online. Probabilmente tra poco lo farà anche attraverso un tweet, un cinguettio, che per antonomasia non ha il fragore di un chi non se la sente alzi la mano e vada via. Sa bene, perfettamente, il presidente che non sarà così. Nessuno andrà via. Non sarebbe neppure giusto, non avrebbe senso. Il campionato è quello che è, senza prospettive. Teramo troppo in alto per rischiare la retrocessione, troppo in basso per puntare ai playoff. Da ora in avanti sarà solo una lunga attesa, fino alla fine del torneo. Ormai questo è chiaro. Aspettando che il ruggito si trasformi in un cinguettio, che però c'è il rischio che non sarà raccolto da nessun organo di stampa, la maceratese e la questione punti sembrano gli spunti ideali per tornare a parlare di calcio. Forse. Una nuova vita social l'abbiamo definita, quella del presidente Campitelli, che probabilmente, forse a volte, come abbiamo detto, viene anche un po' tirato per la giacca all'interno di certe polemiche. Sì, conoscete meglio di me il presidente, insomma, una persona molto molto passionale. Ovviamente al termine della partita bisognerebbe non interpellarlo, perché giustamente da buon patron, ripeto, con un'ottima capacità passionale, riesce ad esprimere, insomma, il meglio del suo attaccamento ai colori. Il problema è che ovviamente c'è un rammarico generale, specialmente la partita di domenica, dove appunto ognuno di noi sperava in un risultato positivo, innanzitutto per dare insomma seguito alla scia di risultati che hanno preceduto la sconfitta purtroppo di Aprilia, e secondariamente per cullare ancora più che sogno quella famosa rincorsa che io personalmente, insomma, non abbandono ancora. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e dico sempre che i campionati, insomma, si giocano partita per partita, e poi insomma i commenti vanno fatti alla fine, i giudizi vanno dati, insomma, a conclusione di tutto. Ecco, però qualcosa c'è, nel senso che evidentemente, ed è normale che sia così, un po' di malcontento nella tifoseria c'è, e infatti noi abbiamo fatto due discorsi separati, quello della tifoseria che giustamente lamenta qualcosa che si aspettava e che non c'è, come è giusto che sia. Ogni tifoso, ognuno di noi magari dentro di sé è tifoso di qualcuno, di qualcosa, e quindi si aspetta sempre il massimo. Un altro probabilmente la ricerca sin troppo semplice della polemica. In questo c'è anche una responsabilità da parte nostra, della nostra categoria. Ecco, voi avete pensato un po' a qualche contromisura da questo punto di vista? Contromisure non dobbiamo assolutamente cercarle, anche perché, insomma, venendo alla seconda insomma, analisi della tua esposizione, è ovvio che il vostro lavoro e il essere critici deve esserlo sia in senso positivo che ovviamente in senso negativo. Per quanto riguarda i tifosi, ovviamente condividiamo appieno l'amarezza che, ripeto, è stato dapprima il presidente ad esternare questa forte delusione. Quindi anche domenica sono accorsi ad Aprilia numerosissimi, infatti sembrava il pubblico di una squadra che era, magari, ecco, non vedendo la classifica, magari prima o seconda in classifica. Su questo Teramo non ha mai deluso, in casa ma anche fuori casa, nelle località appunto un po' più vicine.
ripeto, dobbiamo insomma rimboccarci le maniche sperando che appunto ma magari venisse un risultato negativo dopo sei risultati utili consecutivi. Purtroppo quest'anno insomma è un'annata difficile, anche io sono dell'opinione che non bisogna più rimarcare e guardare insomma al passato, perché quello che è stato, ormai la storia è stata scritta, e dobbiamo guardare avanti cercando di eliminare quegli errori che fino adesso sono stati fatti. Alessandro, allora, questa, diciamo, questo nuovo intervento del presidente dopo la sconfitta di Aprilia un po' fa il paio, se non il tris, con qualche altra sconfitta, ricordo per esempio Rimini o qualche altro sfogo precedente. Il problema è che poi allo sfogo rimane confinato a se stesso, cioè quello di un patron tifoso, evidentemente tifoso. Voglio dire un paio di cose su questo argomento, visto che l'hai ampiamente introdotto. In primis sulle finalità, insomma, che forse il presidente Campitelli intende dare a questi suoi sfoghi. Credo che fin quando restino così, un po' come il famoso detto can che abbaia non morde, forse servano a poco, o comunque hanno un'utilità limitata nel tempo, cioè proprio ai giorni, ai momenti, forse alla settimana immediatamente successiva a quando questi avvengono, perché è vero che è indubbio che questi sfoghi abbiano poi un effetto immediato, diretto sui giocatori, sullo spogliatoio, magari anche sullo stesso tecnico, però poi si corre il rischio, appunto, come dicevi tu, che diventino fini a se stessi, cioè che diventi quasi una sorta di rituale che perda anche di senso. Anche perché è un po' questo quello che mi pare di intuire sia stata la reazione proprio dei diretti interessati, anche dei giocatori, sentendo un po' anche delle risposte oggi durante la conferenza stampa, le interviste fatte allo stadio, cioè di giocatori che ormai conoscono un po' il comportamento, il modo di fare del presidente, si aspettano questi sfoghi, li accettano, ma poi insomma vanno avanti un po', la loro vita non è che cambi poi così tanto. L'altra considerazione invece che volevo fare è proprio sull'utilità o comunque sull'opportunità, ecco, di cercare anche da parte nostra, della nostra categoria, questo genere di interventi. Insomma, sicuramente è anche una questione di buonsenso a volte, o comunque di scelte che si fanno, perché è facile immaginare che dopo una sconfitta del genere, così inattesa, così brutta per come è arrivata, andare ad interpellare il presidente è un po' come fare un 13 sicuro alla schedina per quanto riguarda il tono, i contenuti dell'intervista. Però è un po' anche il nostro lavoro, insomma, quello dei giornalisti, di cercare comunque sempre di fare notizia. Magari starebbe un po' più all'intelligenza, al buon senso di chi la riceve questa telefonata, magari di declinare l'invito a parlare, magari di far stemperare un pochino, no, la delusione, la rabbia, e poi magari intervenire un po' più tardi o forse qualche giorno successivamente. Ecco, Alessandro, poco fa il direttore Daniello ha detto: io comunque alla fine non lo escludo totalmente il fatto che questa squadra possa rientrare nei playoff, è chiaro che è molto complicato. Numeri alla mano, invece, è davvero impossibile? Ma è impossibile, non c'è nulla, però sicuramente è molto improbabile. 14 punti attualmente ne separano il Teramo dalla terza posizione. Mettiamo anche che domenica il Teramo possa vincere contro la Maceratese, recuperi 3 punti, poi magari arriveranno probabilmente entro il fine settimana delle buone notizie, almeno si spera, da parte della Corte Federale d'Appello, e quindi qualche altro punto. Però insomma siamo ancora, il Teramo rimarrebbe ancora abbastanza lontano, servirebbe poi davvero ingranare una serie di vittorie consecutive, non solo di risultati utili ma proprio di vittorie,
per erodere questo ritardo, questo distacco che attualmente separa il Teramo dai playoff. Io credo, insomma, che visto il momento della stagione, visto il punto a cui ci troviamo, visto anche questo passo falso che secondo me rischia anche di incidere un po' sulle convinzioni della squadra, in questo momento sia bene forse accantonare questo aspetto, quello dei playoff, pensare a portare a termine la stagione nella maniera più tranquilla possibile e magari strada facendo iniziare già a pensare all'anno prossimo. Alessandro ha introdotto un argomento che è quello della questione punti, si parla di venerdì, comunque nel fine settimana, ecco, quando se ne saprà qualcosa? Ma da voci non propriamente ufficiali ci hanno appunto comunicato che venerdì, quindi nella giornata dell'ultimo giorno, insomma, prima del weekend, dovrebbero, insomma, discutere definitivamente, insomma, il nostro ricorso e quindi sentenziare quelli che sono, speriamo, i punti condonati. Cioè ci sarà discussione e sentenza subito? Sì, 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 anche perché si è già rinviato una volta, quindi sì. La riserva dovrebbe essere sciolta definitivamente. Questo è per quanto riguarda una questione collaterale, però chiaro che c'è la Maceratese. Noi domenica eravamo proprio ad Aprilia, abbiamo sentito direttore un Vivarini probabilmente mai così amareggiato, soprattutto di come la squadra ha approcciato la partita. Ce lo sentiamo in intervista di domenica perché ci dà qualche spunto. Sentiamo. È chiaro che tu che ti aspetti che le squadre avversarie vogliono perdere, fanno di tutto per cercare di ottenere il risultato e oggi sono stati bravi perché comunque cercavano un episodio, sono riusciti a trovarlo e hanno vinto la partita. E questo era l'obiettivo, è chiaro che io non so che succederà da qui a un mese, però tu devi pensare a vincere, cosa che io oggi avevo fatto capire, avevo detto. Poi non lo so se loro l'hanno capito, che per noi era una partita determinante, importantissima e ci voleva un approccio diverso, una cattiveria diversa. Sono molto molto arrabbiato e purtroppo è andata così. Dettore, il tecnico dice probabilmente non aveva, forse non c'era la sensazione di quello che poteva rappresentare, non la partita in sé, perché insomma non è che fosse, ecco, Juve Bayern Monaco, però l'importanza intrinseca che aveva per la squadra Lupa Roma Teramo. Ma guarda, ti svelo anche un retroscena che insomma secondo me è importante. Lui prima della partita eravamo io e Scacchioli negli spogliatoi, abbiamo notato e abbiamo commentato quasi contemporaneamente la stessa sensazione, che il mister stava caricando quella partita, come io lo conosco, insomma, ecco, lavorativamente da quest'anno, come mai visto anche nelle partite, insomma, in casa. Quindi lui sentiva, secondo me, vuoi perché era un po' il suo ex stadio Aprilia, vuoi perché effettivamente lui sapeva dell'importanza, insomma, della posta in palio in quella partita, però ha caricato veramente la partita a modo. Quindi anche noi ci aspettavamo una prova diversa, ecco, forse anche quella è stata la nostra delusione più grande, vedendo come in settimana aveva preparato la partita e nel prepartita appunto lì ad Aprilia c'erano tutte le sensazioni, i presupposti per poter far bene. Purtroppo, come ha detto sempre lui, le partite bisogna vincerle e per vincerle bisogna andare, ecco, con un approccio e con una determinazione nettamente diversa da quella che si è vista specialmente nella seconda frazione di gioco. A freddo, a 48 ore di distanza, perché vediamo alcuni messaggi che più o meno hanno lo stesso tono, un dirigente come Giuseppe Daniello sarebbe più portato a fare piazza pulita a fine anno, ovviamente, sia chiaro, oppure a cercare di ritrovare, di rimotivare anche solo una parte del gruppo di questa squadra? Cioè come si agisce? Ma io sono dell'idea che i campionati si vincono, o meglio, si fanno, insomma, delle annate positive per due motivi: o perché hai in seno ecco, dei giocatori che insomma sono bravi e ti esplodono, vedi l'anno scorso come la Padula e Donnarumma, oppure la seconda strada, che è quella più, ecco così, professionale, quella della programmazione, ed è quello che dobbiamo adesso noi fare in questi mesi, anche perché, ecco, l'obiettivo, sono d'accordo con Alessandro che i numeri sono, insomma, tali da non avere delle grosse speranze, però io per indole sono sempre ottimista, vedo il bicchiere mezzo pieno e finché, ecco, c'è vita, come suol dire, c'è speranza, quindi finché ci sono punti a disposizione perché non vincere tutte le partite che restano, però occorre non abbandonare quello che è il nostro obiettivo,
quello di programmare, cosa che abbiamo già iniziato a fare con il mercato di gennaio, perché noi comunque abbiamo fatto un mercato, secondo noi, oculato, un mercato insomma cercando di ottimizzare quelli che sono i costi, cioè cercando di potenziarci, come spero e penso abbiamo fatto, e dando anche un po' un taglio a quelli che sono i costi. Quindi, venendo alla tua domanda, secondo me occorre ancora prematuro insomma fare un'analisi definitiva. Io aspetterei ancora questo mese, almeno il mese di marzo, per valutare bene se c'è bisogno di una rifondazione totale oppure insomma alleggerire l'organico. Allora, leggiamo un altro messaggio, poi commentiamo quello di prima perché era interessante. Buonasera, non accetto come tifoso del Teramo che l'Aquila con 19 punti penalizzanti abbia motivazioni per vincere a Savona e dovremmo avere ora 11 partite, tutto è ancora possibile, forza Teramo sempre, Antonio. Il messaggio precedente parlava del direttore sportivo, perché anche di questo ha parlato il presidente su Facebook, dicendo lo sto scegliendo, arriverà presto. Di fatto, direttore, smentendo quello che era stata la teoria iniziale per cui non servisse e che bisognava lavorare di squadra. Ecco, ma chi sarà il nuovo direttore sportivo del Teramo? Adesso veramente mi trovo impreparato su questa cosa, perché il presidente, stiamo conoscendolo, ovviamente il suo intervento è stato appunto nell'ottica di dire stiamo programmando, ovviamente non siamo fermi e sicuramente interverremo dove sarà opportuno intervenire, giocatori ma principalmente anche per quanto riguarda lo staff tecnico dirigenziale, questo sicuramente. Però personalmente non ritengo giusto adesso, ecco, dopo, ripeto, insomma un'annata difficile, ma evidenzio di non rimarcare il passato, di ogni volta insomma che venga un risultato negativo di buttare tutto insomma a mare, compreso insomma calciatori, perché secondo me insomma abbiamo un organico di calciatori di tutto rispetto, che secondo me è secondo soltanto a pochissime squadre nell'attuale girone nostro, e anche dal punto di vista di staff tecnico abbiamo un allenatore che per me è un allenatore insomma importante, un allenatore uno dei migliori per la categoria, che meriterebbe anche una categoria insomma superiore, e questo insomma ovviamente non deve essere insomma buttato via ogni qualvolta viene un risultato negativo. Questo non vuol dire però che, ecco, come il presidente ha evidenziato, bisogna guardarsi intorno, bisogna insomma programmare con oculatezza. Allora, noi ci andiamo ad ascoltare, perché oggi era un giorno di conferenze stampa a Piano Daccio, e allora chi meglio del capitano Ivan Speranza può insomma fotografare il momento di questa squadra, un momento un po' complicato. Un piccolo passo indietro alla partita proprio contro la Lupa Roma, sentiamo come l'ha vista da dietro, dal pacchetto arretrato di difesa e soprattutto da leader, Ivan Speranza. Hanno visto un po' tutti, sicuramente non siamo entrati con la giusta cattiveria, come magari l'hanno messa loro, con la giusta grinta per vincere questa partita, questo è poco ma sicuro. Poi si è visto, noi abbiamo fatto una delle migliori partite di quest'anno, potevamo fare molto meglio, però queste sono le cose principali secondo me. Ma quando perdi una partita è sempre un'occasione persa, prima di tutto. Poi noi, ripeto, come abbiamo sempre fatto, abbiamo guardato sempre partita dopo partita, e sicuramente quella era un'occasione importante per vincere e magari pensare a fare qualcosa in più, dare un senso a questa stagione. Cercheremo di farlo sempre, non è che adesso abbiamo smesso assolutamente, però dobbiamo capire alcune cose per cercare di arrivare a un obiettivo importante. Sicuramente adesso pensiamo subito a fare punti per salvarci prima possibile, poi vediamo. Dobbiamo giocare una partita importante, magari è un peccato non giocartela e provarla magari a vincere come si deve, quello è il peccato. Sapevamo che l'avversario a gennaio ha cambiato tanto, se si fa vedere i nomi, sono nomi di giocatori importanti comunque in rosa, non nomi di una squadra ultima in classifica, assolutamente. Solo il fatto sta che, ripeto, l'unica cosa è che non abbiamo sottovalutato assolutamente la partita, come non abbiamo mai fatto con nessuna squadra, e che noi non siamo entrati con la giusta cattiveria, questo è poco ma sicuro.
Magari loro si è visto, hanno messo una determinazione in più per ottenere il risultato, e questo prima di tutto che ci è mancato a noi. Insomma, pensiamo a salvarci, dice Ivan Speranza. Leggiamo un paio di sms, Maurizio, che lo saluto, lo ringrazio, Maurizio De Qui in regia, l'ho già fatto con Silvia Gentile a Teramo. Paolo dice: buonasera, vorrei dare un'altra chiave di lettura. Non è che i giocatori non si sono impegnati perché volutamente non vogliono andare ai playoff per non allungare ulteriormente il campionato. Io credo, non lo so, provo a rispondere, però non posso credere che un giocatore non voglia allungare il campionato col rischio di giocarsi il salto di categoria. Credo di no, Paolo. Però insomma, il direttore penso assolutamente no. D'accordissimo. Ne leggiamo un altro. Daniele, vogliamo ripartire con te l'anno prossimo. Un professionista serio ed onesto sarà indispensabile. Alessandro, si parla molto degli acquisti in campo, ma l'acquisto Giuseppe Daniello è stato fino a questo momento sicuramente azzeccato. Eh sì, adesso qualunque giudizio positivo può sembrare anche una captatio benevolenza in questo caso. No, no, assolutamente. Con voi lo saluto. Però credo che oggettivamente Daniele insomma stia facendo un buon lavoro, rappresenti una figura manageriale esperta, capace, che ha dimostrato anche di saper gestire determinate situazioni in maniera corretta, e quindi da questo punto di vista sono d'accordo con te, insomma, nel considerarlo una figura assolutamente positiva e utile anche in futuro per continuare su questa ricostruzione dopo tutto ciò che è accaduto la scorsa estate. Se in questo momento non è, anche da partire, non è per captatio benevolenza, mi associo ad Alessandro, ma se in questo momento prende i complimenti, in questo momento qualcosa vorrà pur dire. Ci ascoltiamo sempre Ivan Speranza, che parla un po' dell'autostima che in questo momento, se c'è, quanta ce n'è all'interno dello spogliatoio del Teramo. Sentiamo. No, ma quello che stiamo facendo già adesso da parlando negli spogliatoi, perché ovviamente dobbiamo cercare di non ripetere più queste partite. E come hai detto tu, non dobbiamo perdere autostima, perché comunque dal nuovo anno adesso abbiamo fatto 6 risultati utili, qualche prestazione buona penso l'abbiamo fatto. Quindi dobbiamo accantonare subito questa partita, allenarci al massimo come abbiamo sempre fatto. E non abbatterci più di tanto, perché sennò è peggio secondo me. Quindi ovviamente capire gli errori che abbiamo fatto in questa partita e magari non ripeterli più già da domenica. A proposito di motivazioni, ecco, abbiamo sentito Ivan Speranza. Giuseppe Daniello, che ne pensa? Leggevo anche il messaggio del telespettatore prima che insomma ragionava appunto su una eventuale insomma così non partecipazione playoff per finire il campionato insomma anzitempo. Io smentisco categoricamente, perché ecco, vivo la squadra, vivo il club, vivo il presidente ogni giorno, e quindi vi assicuro veramente, ecco, io mi considero ancora un po' esterno al Teramo nonostante siano passati ormai un po' di mesi. E quindi vi dico, vi assicuro che c'è un'unità di intenti, perché quasi tutti i calciatori sono rimasti, compreso l'allenatore, per far bene, perché comunque l'anno scorso si è vinto un campionato, l'hanno vinto, ecco, parlo insomma in terza persona perché ovviamente non c'ero, hanno vinto un campionato sul campo, meritando tutti, dalla società, dal presidente, a scendere la vittoria del campionato. Quindi c'è una determinazione su questo insomma inevitabile, e ci tengo a precisare che nessuno, ma veramente nessuno dei componenti dello staff tecnico dirigenziale, soprattutto insomma dei calciatori, insomma mira a finire un campionato che, ripeto, insomma ognuno di loro tiene molto innanzitutto a far bella figura. Alessandro, parliamo un po' di questioni più tattiche, nel senso che manca Petrella, mancherà anche domenica,
incerto secondo me per Prato, chiedo conferma al direttore. Ma incerto il, per Prato sarà incerto per Prato, ecco, lui sta proseguendo in questo ciclo di terapia, ovviamente a conclusione di queste terapie farà ulteriori insomma accertamenti per vedere lo stato insomma di avanzamento della guarigione. Secondo le previsioni del nostro staff medico dovrebbe essere insomma almeno disponibile per Prato, non so l'efficienza. Allora Alessandro, senza Petrella anche domenica contro la Maceratese, che comunque sta facendo un ottimo campionato, questa squadra sembra aver perso forse l'unico giocatore in questo momento capace di accendere da zero la partita, da una sorta di torpore generale, quello che aveva un po' un fuoco dentro che manca. Sì, è un giocatore unico nel panorama della rosa del Teramo per le sue caratteristiche. Vivarini lo ha ricordato più volte anche quando si è trattato un po' di difenderlo, anche da qualche, non dico attacco, qualche critica esterna, magari anche da parte dei tifosi. È un giocatore come lui, quando viene a mancare rappresenta comunque un'arma in meno per l'allenatore, per poter provare anche a modificare a partire in corso determinate situazioni. Lo abbiamo visto anche in altre occasioni precedentemente, che grazie appunto alla duttilità di Petrella Vivarini ha potuto ridisegnare l'assetto della squadra per cercare anche di renderla più offensiva. L'assenza continuerà a pesare sicuramente anche contro la Maceratese, da questo punto di vista però vorrei anche dire che da chi c'era domenica scorsa e da chi ci sarà quindi domenica prossima con la Maceratese sicuramente ci si attendeva qualcosa di più, mi riferisco in particolare alle Noci, che ha avuto un'altra opportunità dal primo minuto e che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma anche come le altre non l'ha saputa sfruttare al meglio. Ma anche lo stesso Forte, insomma, domenica non è stato sicuramente positivo e finora ha fatto vedere, a mio modo di vedere, veramente poco di quello che potrebbe fare, di quello che potrebbe dare a questa squadra. Ma è un problema di modulo o è un problema proprio di... che è un momento proprio opaco a livello generale? Perché, insomma, Francesco Forte, così come Giuseppe Lenoci, non può aver dimenticato come si gioca. Ma... e non può essere, mi permetto di dire, faccio un piccolo inciso, conosco bene Mirko Petrella, lo stimo, ma non può essere l'assenza di Petrella che sconvolge i piani di una squadra. Diciamo che Petrella ha delle caratteristiche tali, come ha rimarcato anche Alessandro, delle caratteristiche tali da poter permettersi di accelerare insomma durante le partite quando c'è bisogno con le sue caratteristiche, quindi è un attaccante che ha delle attitudini diciamo così diverse da quelle che può avere, ecco, Francesco Forte. Su Forte dico che secondo me sta facendo insomma comunque un ottimo campionato, è ovvio che da lui si aspettano i tifosi ma tutti quanti più gol, però non ci dimentichiamo il grosso lavoro che lui sta facendo e fa insomma partita per partita. Forse ecco con la partita col Tutto Cuoio aveva fatto una partita secondo il mio modesto parere più insomma opaca rispetto alle altre, però aveva realizzato insomma il suo primo ed unico gol. Sulle Noci, un attaccante che insomma i numeri parlano chiaro, insomma durante le passate insomma esperienze ha fatto comunque sempre gol, è andato sempre in doppia cifra. Quest'anno ha dato insomma la sensazione che impiegato in un ruolo diverso, magari più da rifinitore che da stoccatore, insomma potesse fare meglio, però ripeto abbiamo un reparto avanzato di tutto rispetto, tutto va appunto nella testa più che nelle gambe. Direi che la partita con la Maceratese si può vincere con e senza Petrella soltanto se insomma si va in campo determinati, come se fosse una finale di Champions. Esatto, no, per chiarire il concetto, quello che volevo dire insomma che è un ragazzo che non può prendersi per forza ogni settimana tutto il peso di una squadra. Alessandro, adesso torniamo un po' ai discorsi precedenti, perché la Maceratese, magari i social network non c'entrano niente, ma Cristian Buonaiuto lo ritira fuori il discorso Campitelli inevitabilmente.
Sorridi però. Sì, sì, un buon aiuto che tra l'altro... Beh, no, vabbè, ricordiamo benissimo insomma quello che è accaduto l'anno scorso. Dicevo, buon aiuto che tra l'altro già nella partita di andata, insomma, un sassolino dalla scarpa se l'è tolto, insomma, perché comunque ha contribuito attivamente alla vittoria della sua squadra contro il Teramo. Immagino che vorrà, tra virgolette, vendicarsi anche domenica per quanto è accaduto lo scorso anno, però sì, come dicevi tu, è stato un altro episodio un po' della storia del presidente Campitelli a Teramo, ma come dicevo prima, va preso così, i giocatori e chi viene a lavorare a Teramo con lui devono sapere che il personaggio è fatto in questo modo, con i suoi pregi tantissimi e con anche i suoi difetti, come tutte le persone di questo mondo. Assolutamente, assolutamente. Allora, sentiamo sulla Maceratese cosa ci dice Ivan Speranza. Una squadra comunque forte, una squadra che comunque sta lottando, sta lassù in classifica. Per noi è un test importante e quindi... ripeto, dobbiamo fare il risultato. Intanto Christian, noi lo conosciamo, è un grande giocatore, secondo me, tecnicamente uno dei più validi che abbia mai visto, secondo me. Qui non ha fatto tanto bene, però come stiamo vedendo quest'anno sta facendo molto bene, quindi dobbiamo tenerlo molto in considerazione come tanti altri della Maceratese, che è una squadra che comunque sta facendo un campionato importante. Magari al di sopra delle aspettative iniziali, però è una squadra compatta, quadrata in tutti i reparti, quindi dobbiamo stare molto attenti. E queste erano le parole proprio sulla Maceratese di Ivan Speranza. A proposito, si gioca ancora alle 17:30. Onore ai ragazzi diffidati in questo giorno. 1 barrato sezione distinti, ci scrive 600 giorni. E di onore, questo è un WhatsApp perché esce il simboletto e anche il nome dell'utente. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto davvero. Direttore, ma avete fatto l'abbonamento alle 17:30 quando si gioca in casa? Eh sì, purtroppo. Come mai? Purtroppo il palinsesto della Lega Pro, insomma, non lo stabiliamo noi, hanno degli impegni già prestabiliti e non so perché, ironia della sorte, ci capiti sempre alle 17:30. Io credo molto, insomma, nella cabala, speriamo che il risultato sul campo sia lo stesso delle altre volte in cui abbiamo giocato allo stesso orario. Sì, un pareggio col Sant'Arcangelo, una vittoria con il Tutto Quo. Intanto, mentre vedete i messaggi, sta praticamente un plebiscito a suo favore, come vede, dai tifosi, tutti quanti sono con lei. Allora, vediamo a proposito della conferenza stampa di oggi la pagina del giornale, dell'articolo di Alessandro De Miglio che domani troverete in edicola sulla Città, quotidiano della provincia di Teramo. Speranza, pensiamo a salvarci in fretta, il capitano del Teramo smorza i toni, abbiamo fatto capire ai nuovi arrivati lo sfogo del presidente Campitelli, mea culpa, io mi avvicino perché altrimenti non riesco a leggere nulla. Ah, eccolo qua, l'analisi del KO con la lupa, non abbiamo sottovalutato l'avversario ma non siamo entrati con la giusta cattiveria. Nel fine settimana attesa la decisione della Corte Federale d'Appello sui punti di penalizzazione che sono ancora 6 ma che potrebbero essere un po' di meno, guardare avanti, dobbiamo cancellare la partita con la lupa e non abbatterci tenendo conto però degli errori fatti. Questa è la pagina, ovviamente il pezzo vedete firmato da Alessandro De Miglio. Saluto e ringrazio tutta la redazione della città partendo dal direttore Alessandro Misson, da Alessandro De Miglio ovviamente che vedete in collegamento, da Piero Colantoni che ci ha fatto avere immediatamente la pagina che troverete domani. Direttore, siccome tra un po' chiudiamo, però una cosa, una curiosità. Quella storia dei soci che dovevano entrare poi è tramontata definitivamente? No, assolutamente no, la questione, se così vogliamo chiamarla, sta andando avanti, il presidente... Ah, quindi sta andando avanti? Assolutamente sì, perché sono degli imprenditori innanzitutto seri, sono gli imprenditori che hanno, insomma, a cuore, hanno preso a cuore la cosa, quindi ovviamente come ogni investimento va preso, insomma, un po' con le pinze.
e sia dall'una che dall'altra parte si sta procedendo nell'avanzamento dei lavori, quindi non escludo che entro fine di questa stagione sportiva, insomma, l'accordo definitivo si possa concludere. Poi ci tenevo, Jacopo, a precisare anche un'altra cosa che abbiamo letto, insomma, anche in questi giorni sul discorso abbonamenti, perché è ovvio che nel momento negativo, certo, viene tirato in ballo un po' tutto, insomma, la questione negativa. Questa settimana abbiamo proceduto ad effettuare, anche se piccola rispetto a quello che è ancora l'ammontare, ma ci riusciremo ovviamente nei prossimi mesi a concludere tutto, insomma, la fase dei rimborsi e degli abbonamenti, quindi abbiamo eseguito un'altra tranche di rimborsi, stiamo, insomma, valutando e stiamo progettando altre iniziative per i nostri abbonati, lo faremo, insomma, ci sarà sicuramente qualche sorpresa anche per quanto riguarda la partita con l'Aquila, che sarà infrasettimanale, sì, perché la settimana giovedì 24 marzo, se non giovedì 24 marzo, sì, la settimana di Pasqua. Poi ripeto, faccio un appello un po' a stare tutti uniti, perché ecco, in questi momenti di difficoltà la città di Teramo, i tifosi di Teramo hanno veramente dimostrato, appunto con abbonandosi all'inizio stagione dopo tutto quello che era successo, quindi dando piena fiducia a quello che era, insomma, il progetto della società. Il presidente lo conosciamo tutti, però vi assicuro, e non vuole essere, insomma, non voglio essere assolutamente il suo avvocato difensore perché non ne ha bisogno, però è una persona che ci mette il cuore. Noi anche questa scadenza qui federale, ecco, non abbiamo fatto niente di straordinario rispetto alla cosa civile, alla cosa che dovrebbe essere fatta, cioè pagare gli stipendi regolarmente con le relative ritenute e contributi. Però insomma, è una persona che investe tantissimo per il Teramo e veramente sta dando tutto, al di là, insomma, del cuore, veramente per questa causa. Quindi ci tenevo, insomma, a precisarlo, perché è una persona che io, ecco, da non teramo mano di origine, terrei ben stretto, perché persone come lui, insomma, è difficile trovare in questo mondo del calcio. Quindi non lo faccio e non lo dico solo perché, insomma, è il mio datore di lavoro, ma perché veramente sono persone che in questo mondo, ma soprattutto nel calcio, è difficile trovare. Assolutamente. Allora vediamo il prossimo turno, poi ci vediamo i gol della Lega Pro di questo weekend. Ancora Lucchese, L'Aquila tutto cuoio, Pisa Carrarese, Pistoiese Rimini, Pontedera, Lupa Roma, Prato Arezzo, Siena Spal, Sant'Arcangelo Savona, Teramo Maceratese. A questo punto, Alessandro, potrebbe essere un Teramo Maceratese con qualche punto in più, una gara che potrebbe essere da 5, 6, 7 punti? Sì, potrebbe essere così. E viene ancora di più il rammarico a questo punto, no, per l'occasione persa domenica, perché si era detto, insomma, che in questi due turni Lupa Roma e Maceratese, con la possibilità di riavere qualche punto dalla giustizia sportiva, e, insomma, le prospettive del campionato potevano cambiare. A questo punto invece, come dicevo già all'inizio, anche con una sentenza, una decisione favorevole da parte della Corte sulla penalizzazione del Teramo, la partita con la Maceratese ha perso un po' di significato. Però ciò non vuol dire che, insomma, non bisogna fare ugualmente bella figura, anche perché comunque c'è ancora, insomma, da raggiungere la matematica salvezza, e quindi onde evitare difficoltà e ansie eccessive in futuro, è meglio mettersi subito al riparo. Allora, ci andiamo a vedere i gol della Lega Pro di questo weekend con Maurizio Daguì, perché siamo davvero in chiusura. Allora, cominciamo ovviamente dal sabato, e da Savona L'Aquila finisce 1-2, San Domenico che realizza il gol dello 0-1, il pareggio è di Vannucci per il Savona, il gol vittoria non lo segna San Domenico, ma praticamente lo fa segnare San Domenico, per fa tutto lui, e poi De Sousa, tapin vincente, vittoria dell'Aquila. Rimini-Pontedera 2-0, il primo gol è di Polidori, attaccante del Rimini, e poi il raddoppio al nono della ripresa è di Ivan Pedrelli. Ecco il gol del 2-0 del Rimini. Tutto cuoio, Pisa 1-2, passa in vantaggio però il tutto cuoio con questa staffilata di Shekhi Lazze direttamente da calcio piazzato. Il pareggio del Pisa con Mannini su calcio di rigore, e praticamente al 93esimo Montella di testa regala la vittoria al Pisa, esplode
tutta la gioia dei tifosi nerazzurri del Pisa. Finisce 1-2, Carrarese Arezzo 1-1, la Carrarese va in vantaggio con Kais al 35esimo del secondo tempo. Vedete, mancano 10 minuti alla fine della partita e invece dopo 4 minuti super gol di un giocatore che ad Andrea Costantini piace tantissimo, Tremolada. Vediamo anche il replay di questa bella conclusione. Arriva in corsa Mancino, interno sinistro sotto l'incrocio dei pali. Maceratese ancora 1-1, vantaggio della Maceratese proprio con Buonaiuto. Eccolo qua, errore anche del portiere dell'Ancona, è evidente. Il pareggio di Libertazzi su calcio di rigore, tutto nel primo tempo. Il Sant'Arcangelo fa un gran colpo a Siena, vince per 2-0, segna due volte Guidone. Questo tap-in facile per l'ex attaccante del Chieti. Il secondo gol è molto più bello, molto più complicato. 2-0 per il Sant'Arcangelo, Spal Prato 4-1, la capolista continua a volare, gol di Grassi di testa per la Spal che poi raddoppia con Gasparetto. Il 3-0 è di Cellini, eccolo qua il diagonale, 3-0, arriva anche però arriva il 3-1 poi del Prato di Regolanti e alla fine un giovanotto di nome Marcello Cottafava realizza il poker per la formazione spallina. Questi erano tutti i gol della Lega Pro. Ultimissima domanda a Giuseppe D'Agnello, qualcosa che in questi mesi probabilmente non rifarebbe o che pensa di aver sbagliato? Ma gli sbagli, ovviamente chi non opera non fa errori sicuramente, ecco. Non voglio essere insomma, ecco, estremamente così deciso, però insomma, gli errori che sono stati fatti sempre nella consapevolezza di poter portare dei benefici. È ovvio che i risultati non sono quelli ovviamente sperati ad inizio stagione, soprattutto per l'ottimo risultato che la squadra ha raggiunto nello scorso campionato, però ripeto, io non sarei così ancora così insomma pessimista nel dare un giudizio finale alla stagione sportiva. Aspetterei ancora questo mese per dare una valutazione definitiva. Assolutamente, siamo in chiusura, anche perché occhio, perché la controlliamo anche a lei sui social network, eh? Siamo tutti controllati, questo è il bello ma il brutto di stare sulla rete. Grazie a Giuseppe D'Agnello, grazie a voi per essere stato in nostra compagnia, buona serata. Grazie ad Alessandro Di Miglio dalla redazione della città, ciao Alessandro. Grazie a voi, buona serata. E allora, si chiude qui Proteramo. Io devo fare una comunicazione di servizio perché noi martedì prossimo non saremo in onda né con Proteramo né con Prolaquila, non nessun motivo in particolare, perché c'è il turno infrasettimanale di Serie B che inizia alle 20:30 e che vedrà impegnate il Pescara e la Virtus Lanciano. E allora martedì prossimo sarà un lungo diretta stadio a partire dalle 20:25 con Andrea Costantini, con gli inviati sui campi, ovviamente Alessio Giancristoforo e Paolo Renzetti, per raccontarci la serata di Serie B. Invece Proteramo torna, adesso mi sono perso, quando torna? Il 9? Settimana prossima in due? Il 9 marzo, torniamo con Proteramo e ovviamente con Prolaquila che arriva tra pochissimo. Buona serata.